Ciao a tutti ragazzi, bentornati al Battle 3. Come al solito io sono Lorenzo e con questo video voglio comunque annunciarvi che smetterò di pubblicare sporadicamente ogni 2-3 giorni qualche video, ma tenterò di portarvi ogni giorno almeno un video di ladder su Showdown, anche se magari non cambio team, comunque voglio rimanere presente giornalmente. Poi, per gli ospiti, l'appuntamento cambierà e ogni tanto, magari due, massimo tre volte a settimana, riuscirò a portarvi qualcun altro. Quindi iniziamo. Il team che giochiamo oggi ha fatto sedicesimo alla JCS giapponese e andiamo subito a vederlo. Abbiamo un Tapu Koko con l'Electrum Z. Questa è una cosa che mi piace molto perché è molto veloce e a turno 1, se riesci a piazzare la mossa Z, sei sempre in vantaggio. Se ne riesci a uccidere uno, sei 4 contro 3 ed è facilissimo vincere. Fini e Specs. L'output di questo team è molto elevato, come vedremo poi dall'Helping Hand su Alcanine. Punta tutto sul fare danni subito e vincere la partita più in fretta possibile per togliere tutti i rischi che allungare una partita comporta. Infatti anche Gigalith è Choice Band, Kartana è Choice Scarf, quindi è un team molto strano che bisogna sapere usare, ma iniziamo subito a provarlo. Ok, Lilligant Torkoal, Celesteela, Tapu Lele, Snorlax e Crocodile. Direi che Gigalith Arcanine non ce la toglie nessuno. Tapu Fini per non farci addormentare. Direi spariamo una Z con Koko. Ok, Celesteela Tapu Lele e io Arcanine Gigalith. Rischio la Z su entrambi da parte di Tapu Lele. Io mi sento di buttare Fini su Arcanine e di provare uno stoneggio su quell'Ele. Crocodile. Z. Su Fini. Ottimo. Adesso questo Lele non muore di sabbia, purtroppo. Questo Crocodile potrebbe essere sia Scarf sia no. Di solito in team con Celesteela il ground con scarfato è sempre un'ottima scelta. Rischi di perdere tutte e due. Facciamo così. Buttiamo Arcanine a sacrificarsi. Intimidiamo il nostro Crocodile. Siamo più veloci con Fini. Incredibile, non me lo aspettavo. Ma sì. A questo punto la partita sembra mettersi molto bene. Quel Celesteela non ce lo vedo. È a rimanere in campo. Non spreco la Z così. E invece dovevo. La Z si può sparare su questo bello Snorlax. E dovrei ucciderlo. Con Helping Hand. E invece no. Adesso con Dazzling Gleam uccido tutte e due, non è un problema. Ottimo. Good game, well played. Ok, forfait, seconda partita. Fini, Arcanine, Persian, Snorlax, Drifblim, Lucario, questo è un team a caso. Misty Seed, Drifblim, io potrei partire di Porygon, però lui ha lo Snorlax anti-Porygon, con Koko dovrei uccidere. Ma se optiamo per Porygon che ho paura di perdere il controllo della partita. Ok. Se quel Fini protegge, switcha, insomma il Gigavolt, il Kabok di turno 1 sul Koko è sempre una buona roba. Drifblim potrebbe fare Tailwind e Tailwind solo.
Non mi aspetto altro. Invece lo Shadow Ball. Ok, ha predittato la Trick Room, però non è riuscito ad attaccare la seconda volta con Fini. Siamo riusciti a mettere la TR. Lucario è più lento del nostro Coco. Però noi abbiamo anche un bel Arcanine da buttare. Potrebbe attaccare Porygon. Però se avesse avuto Snorlax l'avrebbe buttato adesso, quindi io non ho bisogno di togliere la Trick Room. E Porygon, se lo tolgo dalle scatole, è anche meglio. Gigalith non so se uccide Drifblim a questo punto con una Rock Slide. Buttiamo Arcanine e facciamo... quindi vogliamo Lucario. Aura Sphere. Shadow Ball. Ora Arcanine è più lento di tutti. Punto a buttargli giù Drifblim. Senza sentire, perché tanto sì, sapevo che avrebbe protetto. Perfetto. Adesso potrebbe avere sia Arcanine sia Persian. Io ho terremoto su Gigalith. Questo terremoto dovrebbe essere molto proficuo. Fulmine su Arcanine. Wow, i danni! Questo ha sbagliato, ha fatto un errore. Io avevo la Trick Room e doveva per forza portare qualcuno che mi impedisse di swapparlo con la Trick Room. Facciamo la terza partita. Oh, questo è un bel team. Con Sarina. Ok, Coco, Garchomp, Celesteela, Arcanine, Sarina, Gigalith. Non vedo alcun tipo di speed control. Quindi posso dedurre che quel Garchomp sia scarfato. Possiamo fare Arcanine, Fini, Cartana dietro e Coco. Voglio provare un po' la core offensiva. Vediamo un po'. Non voglio perdere Fini perché è un ottimo Pokémon contro Garchomp in questo momento. Ottimo. Ok, se butta Garchomp contro Cartana, probabilmente dietro c'è Celesteela, fa uno switch in e terremoto. E io ho bisogno di indebolirlo. Crit, wow. Ok, Sword Dance, Garchomp non è scarfato, io però Tapu Koko. E il suo Tapu Koko, a meno che non mi faccia Skydrop in Speed Tie, dubito possa farmi qualcosa. Facciamo un bel Flare Blitz da Zingrim. Protect era palese. Fulmine su Arcanine, Baccona. Wow, ottimo. Quindi o ho vinto la Speed Tie o lui è più lento di me. Ottimo. Vinto anche questa. Ok, io dopo queste tre partite vi saluto. Domani continuerò a ladderare con questo team perché è una delle core vincenti del metagame. Abbiamo visto Michele Gavelli vincere diversi tornei con questo stesso team, con Togedemaru sopra Tapu Koko. Molti giocatori hanno buildato su questa core qua, sia San Vito, sia Riccardo Alpamea.
tutti alla fine arrivano a questa core con Gigalith Porygon, oppure c'è un'altra core di Garchomp Scarf più Celesteela. Quindi stiamo notando che il metagame oramai è ben definito. Ci sono più o meno gli stessi archetipi di team e al mondiale credo che vincerà chi riuscirà a inserirci delle gimmick che ti permettono di aumentare le percentuali di vittoria contro i tuoi counter team. Quindi, grazie a tutti di nuovo e a domani!